Up Challenger Tour, Yatziri profeta in patria, Martirer trionfa a Bagnaluca, V storico. Torna il classico appuntamento griffato Vavel Italia, che fa il punto sul vasto mondo challenger. Questa settimana, 5 tornei in giro per il globo, Stefano Fontana vi guiderà alla scoperta di Szczecin e Cari, io racconterò Istanbul, Bagnaluca e Shanghai. La città più popolosa della Turchia ospita un torneo di assoluto livello. L'American Express Istanbul Challenger presenta ben 4 top 100 nel main draw. Il Enegrado 1 del Seeding è il padrone di casa Malek Yatziri, seguito dall'Uzbeko Denis Tomin. Le speranze dell'Italia sono riposte in Bolelli, che pian piano sta tornando ai livelli che gli competono, e Berrettini, next gen azzurro che sta brillando in questi mesi, con vanni ritiratosi a tabellone stilato causa un infortunio al retto femorale sinistro. 5 TDS su 7 passano al 2T, con Tsitsipas, recente vincitore in quel di Genova, e Kopil sorpresi da Ignatike Yandie. Nello spicchio superiore, Yatziri sfrutta un tabellone non irresistibile e fa man bassa, spazzando via, in serie, Sieber, Bonzi, Ilan, ma a Monet raggiungendo l'atto finale. Sotto, Istomin non segue le sue orme e perde ai QF per mano del next gen kazako Bublik. Quest'ultimo, in SF, affronta il nostro Matteo Berrettini, bravo a battere l'Enegrado 4 Donskoi. Con un 7-5-6-3, l'azzurro si regala la finale. Qui, perde l'1-grado al tie break dopo una lotta estenuante, si riscatta rifilandogli un bugle, 6-0, al 2, ma cede ufficialmente il passo con il 7-5 finale. Yatziri riesce a difendere il titolo. Yatziri, fonte, chiocciola Tennis Duniasi Twitter. Challenger Bagnaluca negazione 45000. Nella metropoli di Bagnaluca, della Bosnia ed Erzegovina, va in scena il Challenger Bagnaluca, torneo da negazione 45000. I primi due giocatori del main draw sono Roberto Carballes Baena e Maximilian Martirer, visto il forfait di Guillermo Garcia Lopez, vero Enegrado 2 del tabellone. Nella parte alta, Carballes Baena riesce a passare un turno, ma cade contro l'azzurro Arnaboldi, in forma smagliante. Lo stesso supera anche il gioiellino canadese Auger Aliassime, recente vincitore a Siviglia, ma presta il fianco al 22enne tedesco Martirer. Il tedesco vince contro l'azzurro Arnaboldi e vola in finale. Milojevic ed Ojeda Lara comandano lo spicchio inferiore, il primo si spinge sino ai quarti, il secondo perde al 2T. Entrambi vengono estromessi da Carlos Taberner, che vince anche il testa a testa contro Ledo Bagua in semifinale e raggiunge l'atto conclusivo. Nonché partita, un Martirer straripante vince 6-1-6-2. Taberner Martirer, fonte, chiocciola Geo sottolineatura set sottolineatura Edmatch Twitter. Non ha bisogno di presentazioni Shanghai, città più popolosa della Cina. Qui nasce il Road to the Shanghai Rolex Masters, torneo da $75.000. Come di consueto, corposa la spedizione asiatica presente nel main draw, con il solito Yen Sun Lu a guidare il tabellone. Il Enegrado 63 app spazza via Kim, Saville e la TDS Enegrado 6 Safvat, prima di rifilare un perentorio 6-1-6-2 a Zan che gli consente di raggiungere la finale.
sotto, la TDSN grado 2 Peter Polanski viene estromesso dal torneo dalla WCI Bing V, vincitore degli US Open Junior ed in campo per il 1T dopo 15 ore di viaggio e 13 fusi orari cambiati. Il cinese continua la sua corsa battendo Sekiguchi, Moriya, N-grado 5, e Buckinger, affrontandolo in finale. Il 17enne vince il 1-grado set, poi approfitta del ritiro del suo avversario. Vince il primo challenger in carriera, entra nella ristretta cerchia dei 17enni vincitori a questo livello, e diventa il più giovane asiatico da Korolev nel 2005. V. @challenger Twitter.